Palla per terra, incrocia ancora con il figlio di Caramelo, il tiro sbagliato, la palla che schizza nelle mani di Troy Hudson, scarico per Joe Smith, molto spazio per l'altra parte Minnesota con Hudson, la ricezione per Zerbiak, passaggio dentro per Garnett, post alto e freccia per la palla. Nella lista dei Don't Mess With, anche Don't Mess With Steve Nash, 5 su 5. Chiuso il palleggio da Garnett, tiro un po' forzato con uno specialista come Nesterovic, 19 del duo Nowitzki Nash, due degli altri e sono due di Griffin che è stato titolare ultimamente in 7 partite, dentro di Wally Zerbiak che non abbiamo visto tantissimo, che è spesso vituperato, Wolves che accettano cambi ovunque, che raddoppiano in determinate zone del campo, puniti dalla France che a perfezionarne il recupero è Michael Finley che fa viaggiare Van Exel, finta di tiro a 3 di Nowitzki che le è rimasto, ma galleggia nell'aria, poi un mattone, altro rimbalzo di Nesterovic e bella apertura per Hudson che alza per Zerbiak, devia Garnett e Nesterovic con maggiore libertà, Nesterovic che sembra abbondantemente orientato a restare ai Minnesota Timberwolves. Questo quintetto sinceramente non gioco, o sono pronto a sperare che sbaglino quei tiri come quello di prima, oppure è dura per, non ho bisogno di niente per saltare Kevin. Grandissima stoppata sul raddoppio, una serie di playoff al termine della quale sostanzialmente Garnett era diventato una specie di giocatore da B1 italiano. La che ha questi giocatori qua. Hudson per Garnett che è preso da Van Exel, linea di massima, può tirargli sulla marcatura complicata, partita piena di notivi dal punto di vista tecnico, Hudson che non è un difensore principale. Scarto complessivo di 32 punti nelle 3 partite che non sono mai state in discussione. Qui arriva intanto un'altra sim per la riga, abbiamo già marcato, già fatto, c'è un po' da giocare. Palleggio di Hudson, pick and roll con Nesterovic, si butta dentro, scarica proprio per il giocatore, non c'è bisogno, un bel rimbalzo a 3,70 m che fa sempre bene. Veramente paghi il biglietto per vederlo giocare questo. Hudson è un playmaker, diciamo, su giro per il campo con sta palla in mano. Parte intanto la freccia, una mano di Garnett, Nesterovic ributta fuori per il tiro di Hudson, volte su 100, cosa vuoi dirgli? Esatto, ribadisco, parecchie chiose sul libro di grammatica, situazione interessante perché Hudson quel palleggio non lo arriva il fisco arbitrale, se si arrabbia Nash è perché era fallo per davvero. Anthony Piller in transizione, Hudson da 3, molto molto facile ed altrettanto importante, Garnett piazza il blocco, Hudson non raccoglie il palleggio, vai in squadra. Non segue la strada, la squadra, invece l'allenatore personale di Nowitzki, qui battuto da Hudson, dicevamo della veste nera, parte in transizione per Minnesota, c'è Garnett sempre accoppiato con Nowitzki, ricezione di Joe Smith, Hudson salva letteralmente il pallone, non si accontenta, sulle chele di Garnett che ributta fuori per Zerbiak, Piller mette in ritmo, Hudson, per Ref LaFrance, non c'è il tempo materiale per provare a segnare 4 punti, Hudson da casa sua solo, sbagliando magari intenzione il secondo, Hudson con una partita soprannaturale. Sì, fantastico, questo è un eccellente tiro da belli 8,5 m. E per andare in vantaggio di 3 punti non si può chiamare timeout perché evidentemente non ne hanno più i